mia immagine pubblica e sulle camere oscure, sul mio passato e sulle mie paure. Io scriverò, 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 scriverò. Scriverò, scriverò, scriverò. Io scriverò. Beati sono i santi, i cavalieri e i fanti, beati i vivi e i morti, ma soprattutto i risorti. Beati sono i ricchi, perché hanno il mondo in mano, beati i potenti e i re, beato chi è sovrano. Beati i bulli di quartiere, perché non sanno quello che fanno, e i parlamentari ladri, che sicuramente lo sanno. Beata è la guerra, chi la fa e chi la decanta, ma più beata ancora è la guerra quando è santa. Beati i bambini che sorridono alla mamma, beati gli stranieri e il soufflé di panna. Beati sono i frati, beate anche le suore, beati i premiati con le medaglie d'oro. Beati i professori, beati gli arrivisti, i nobili e i padroni, specie se comunisti. Prima donna che mi ha preso ancora vergine, beato il sesso libero, se entro un certo margine. Beati sottosegretari, sottufficiali, beati sottoaceti che ti preparano al cenone, beati critici e gli esegeti di questa mia canzone.
Rieccoci a Radio Roma Futura, sempre con Alessandro Gaetano, il nipote di Rino. E prima stavamo parlando del Rino Gaetano Day. Quindi, dacci qualche altra informazione, anche perché so che uno degli ospiti sarà Baldini, se non sbaglio. Baldini presenterà proprio. Ah, quindi non è proprio un ospite, ma presenterà proprio tutto il Rino Gaetano. Lo presenta Day. Lui, diciamo, accompagnato da Ricciero Costinelli, che è il co-direttore dell'associazione Rino Gaetano. Ma l'associazione Rino Gaetano so che fa molto artistico. Volontariato, tantissimo volontariato. E anche quest'anno, infatti, sarà a scopo di beneficenza. Io non penso che sì, infatti, quest'anno aiuteremo l'AISM, che si occupa di distrofia muscolare. Buono. E ogni anno cerchiamo di aiutare una situazione. Quest'anno abbiamo aiutato la Peter Pan con i bambini malati di cancro. L'anno prima abbiamo aiutato l'EPAC, l'ente nazionale che si occupa dell'epatite C, della ricerca. E ancora prima, l'anno ancora prima abbiamo aiutato l'Emilia facendo una raccolta fondi per il terremoto. Per i terremotati dell'Emilia. E come dico sempre, non ci dimentichiamo quelle città, l'Aquila, l'Emilia Romagna. Tante volte se ne sono dimenticati. Però questo succede il 2 giugno. E il 3 giugno invece siamo a teatro. Saremo a tre. Siamo a Torbella Monaca con Davide Ramiccioli, sempre accompagnato, io in compagnia di Ivan Almadori, voce e chitarra come me, e ci sarà una sorta di introspezione per ciò che riguarda fatti accaduti, insomma, in Italia, non solo, come Rino li ha vissuti attraverso i suoi testi, il tutto, diciamo, raccontati con maestria da Davide Ramiccioli. Che è uno spettacolo che già è stato presentato a teatro. Abbiamo fatto al Teatro delle Musa. E ha avuto un grandissimo successo. Tre volte. Sì, tre serate ci sono state a ottobre. Poi è stato replicato a Capodanno. Giusto? Anche a Capodanno, sì. Quindi è uno spettacolo. Ricordi molto, penso. Io magari non le ricordo tutte. Ma io ricordo. Come quando mi dicono: oh, vi ricordate quando siete venuti, che ne so, a Casteria? Io dico: guarda, se mi ricordo il posto, magari sì, la città, il nome. Vabbè, è normale, tu fai tutte serate per tuo zio, invece noi fan proprio che ce l'abbiamo, è un pezzo di cuore, come si dice a Roma. Quindi ci ricordiamo tutto quanto. Invece torniamo un attimo a parlare di Rino, perché quest'anno è uscito un album che contiene anche tre pezzettini inediti, tre registrazioni, giusto? Quest'anno era, tu parli sempre di ottobre, di solo con sì, me, sì, sempre quello di ottobre. E è uscito allora, che era In Italia si sta male, Dentro gli occhi miei e anche... mi sfugge l'altro titolo, però sì, erano quei titoli provvisori. Sto cercando anche io, vedi, su questo qua non sono molto preparato. Dentro gli occhi sono? Penso a lei, infatti, ecco, sì, l'ho appena trovato pure io. E c'è stato anche una cover di Luca Carboni che ha cantato Io ci sto, che è stata sopra anche la base originale. È passata in radio tantissimo. Ha avuto anche un bel successo, sì, sulla base originale naturalmente. E poi riproponevano quelle canzoni che abbiamo anche alcune sentito poco fa, tra cui Io scriverò di Roberto Vecchioni e Le beatitudini di Simone Cristicchi. Quindi Rino ha lasciato la sua impronta nella storia comunque. Certo. Però, ma c'è magari qualche ancora inedito che ce lo possiamo aspettare, così uscita tra qualche... quello sì. Quindi Rino si farà sentire ancora e con parole nuove. Perché, assolutamente. Che poi non so se gli ascoltatori ci hanno mai fatto caso che Rino ha cantato canzoni dal 70 all'80, ma sono canzoni che se le ascoltiamo oggi sono tuttora attualissime. Pensiamo a Spendi Spandi e Fendi, che parla della benzina, del caro benzina, e oggi certo, ancora più di prima va tantissimo. Però torniamo un attimo indietro a Rino. Torniamo proprio ai tempi di Rino. Tu per quanti anni l'hai conosciuto? Io, nel senso, vuoi sapere quando è scomparso, quanti anni avevo già? Sì. Vabbè, io, ecco, mi ricordo
momento in cui nel 79 c'è una foto che gira online sul il giorno del mio, della mia comunione. Ah. Quindi no, ci sono stati insomma degli eventi, ho riportato mandiamo gli ascoltatori a caccia, allora andatela a cercare questa foto che gira online. No, dicevo, vabbè, comunque quando vino a scomparsa avevo poco più di 8 anni. E quindi allora 9 anni, sì. E allora ti sei visto anche il Festival di Sanremo? L'ho visto, sì, mi hanno detto, guarda, che mi hanno avvertito, mi hanno detto, guarda che c'è lì, no, sì, io non sono andato a vedere, sì, sì. Mi hanno avvertito, ho visto anche quello, sì, sì. E dici un po' come avete reagito, com'è stato vedere un vostro parente? Vabbè, io ero abbastanza piccolo, quindi non è che capissi proprio il tutto. Ovviamente riconoscevo mio zio, pensavo che si fa lì quello. Però c'è una cosa che mi ha raccontato Anna una volta, che è bellissima. Che è bellissima, la racconto io. E che praticamente quel vestito che aveva Rino, che poi lo provò anche per smentire tante voci che girano, il vestito che Rino portò, tu, infatti vediamo, ho preso anche l'argomento, questa è una cosa giusta per smentire la fiction, sì, che facevano vedere il papà di Rino molto aggressivo nei suoi confronti, che lo abbatteva moralmente. Invece no, non è vero, perché Rino il vestito che portava a Sanremo lo portò al padre, e prima di riconsegnarlo il padre si fece una foto, no? Sì. E sì, quella ancora mi pare che gira anche quella su Facebook. Quindi penso che stasera i nostri ascoltatori ci avranno un po' di foto da andare a cercare. Sì, sono delle foto che ci danno comunque modo di capire quanta, diciamo, falsità e quanta invenzione c'è nelle fiction. Purtroppo quella sta un po' in tutto lo spettacolo, la gente quando può fa questo, no? Anche se perché non si sa, però comunque sia, a noi ci piace ricordarlo come ce lo racconta Enrico, come ce lo racconta Anna e come ce lo raccontate voi ogni anno.